bene, perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Sarà un primo maggio scoppiettante a Pescara con musica e riflessione in piazza grazie all'assessorato ai grandi eventi. Quest'anno sul palco si esibirà la banda Bardot, l'annuncio dell'assessore Giacomo Cuzzi, come tradizione vuole anche per questa festa del lavoro. Ci saranno due momenti importanti, diversi tra di loro ma complementari. Si farà il punto sull'occupazione e poi si ballerà con la banda Bardot e tanti altri gruppi con la conduzione di Luca Teseo. Vento in faccia, alzo le braccia, pronto a ricevere il sole. L'appuntamento è come sempre in Piazza Salotto, ma ascoltiamo l'assessore Cuzzi. Una tradizione consolidata nella nostra città, quella del primo maggio, anche per portare a Pescara un'attrazione importante in questo ponte lungo. La città insomma sta rispondendo bene alle grandi manifestazioni, siamo passati dal 70° al 7° posto per quanto riguarda l'organizzazione di grandi eventi a livello nazionale, quindi continuiamo a lavorare su questo solco. Parteciperanno anche i sindacati, a cui va il mio ringraziamento, CGL, CISL e UIL, e ci sarà un programma davvero variegato che partirà dal pomeriggio dalle ore 18, quindi abbiamo detto gli ospiti principali, Banda Bardot, Marina Rei e Paolo Benvenu, Mirko il Cane, poi avremo Vincenzo Olivieri, tanti artisti locali, Luca Teseo presenterà appunto insieme a Vincenzo, avremo gli Ummo, Dario Barbarossa, Amedeo Giuliani, Enrica Panza, insomma davvero una grande manifestazione. E anche il 30 ci sarà lo Student Festival, quindi una sorta di aspettando il primo maggio, e quindi per questo ponte abbiamo organizzato davvero tantissime manifestazioni, ponendo al centro per il primo maggio le tematiche del lavoro, che sono davvero di fondamentale importanza soprattutto da trasmettere alle nuove generazioni.